Buongiorno ragazze, oggi voglio parlarvi di un acquisto che mi ha reso molto soddisfatta per il rapporto qualità-prezzo. Allora, voglio parlarvi di queste due matite lip liner, quindi matite per contorno labbra della Essence. Queste due matite mi sono costate realmente una sciocchezza. Vi mostro qui lo scontrino, vedete 1,29 ciascuno, quindi con 2,58 euro mi sono portata via due bellissime matite labbra. Allora, le matite labbra che io sono andata ad acquistare sono la prima, il numero 15 Honey Berry, e la seconda, ve la mostro qui, eccola qui, il numero 07 Cute Pink. Vi faccio vedere ora lo swatch che ho già realizzato in luce e diurna. Siamo di domenica, sono circa le 10 del mattino, per cui la luce è assolutamente naturale. Superiormente, eccolo qui, abbiamo il 15 Honey Berry. Come vedete, rispetta abbastanza quella che è la confezione esterna, è bellissimo. Sotto invece abbiamo, eccolo qui, il Cute Pink, il numero 07, quindi il cosiddetto Cute Pink vuol dire rosa tenero. Secondo me il nude è perfetto. Vi voglio far vedere una cosa, già che ce l'ho a portata di mano. Ho qui a portata di mano un semplicissimo lip gloss della Kiko. Vedete, questo per curiosità, se vi interessa, è il 3D Instant Volume, il numero 217. Vi voglio far vedere come questi, scusate, ho mosso un pochino la telecamera. Queste due matite possono essere usate non solo per riempire la bocca, quindi non solo il contorno labbra, ma anche il riempire la bocca. Guardate come diventano carini se si applica sopra un lip gloss, guardate come diventano sfiziosi. Quindi vi invito sempre, ogni tanto, quando avete delle matite labbra, ad applicare sopra un lip gloss e vedete come cambia l'effetto. Ripeto, è stato un acquisto rapido, veloce, poco costoso e sinceramente queste matite sono di ottime qualità. Sono molto scriventi, confortevoli sulle labbra, morbide, per cui non vi dovete uccidere per applicarle. Ci sono moltissimi colori, ripeto, io ho preso questi due, le lascio qui per vostra memoria. Nell'info box, ragazze, come sempre, vi lascio tutti i miei riferimenti al blog dedicato al make-up e alla bellezza, all'Instagram dedicato anche ai capi di alta moda italiani e non, e al Twitter. Grazie ragazze, a presto, buona domenica.